Torre del Grifo, siamo alla porta della partita più importante del rush finale del Catania, quella con la Sicula Leonzio. Tra poco Novellino ci darà un po' di novità, ovviamente non ci darà la formazione, ovviamente non ci darà i suoi segreti, però ci parlerà e ci parleremo sopra quello che è successo e che succederà domani. Walter, buon pomeriggio, Enzo Stroscio, Globus Television. Si gioca in 11, quando qualche giocatore è sottotono, per l'allenatore è facile trovare le chiavi di una sostituzione, ma quando sono più del numero delle dita della mano i giocatori che magari in quel momento lì non rendono per come dovessero rendere, la panchina diventa fondamentale. E che si fa a quel punto? Ma si fa come sempre. Io intanto ho piena... Dobbiamo chiarire, noi abbiamo dei giocatori che hanno grande qualità, veniamo da un periodo tra virgolette non giocando bene, ma non è importante giocare bene, è la cattiveria agonistica quella che conta in questo momento. Io sono convinto che la squadra sta capendo, perché noi dobbiamo fare i play-off sono fondamentali, e noi dobbiamo dare anche un'immagine nostra, un'immagine positiva, un'immagine forte, un'immagine di una squadra che sa il fatto suo. È chiaro, come ha detto lei, quando giocano in tanti c'è una panchina, che questa è una squadra che secondo me giocando nel girone, nell'altro girone, è una squadra che vince il campionato a occhi chiusi, insomma. È chiaro che a livello agonistico diventa un attimino chi incontra il Catania per lei è vincere qualcosa di diverso. È ovvio che in questo momento noi abbiamo bisogno non di serenità, ma di sentire la gara molto, sentire la gara non come, tra virgolette, come abbiamo fatto le ultime due in casa, ma di partire subito forte, insomma. Hai parlato di cattiveria agonistica, ma non è nervosismo in campo, che sono due cose differenti. Hai parlato di cattiveria agonistica, che ci sta, ma non il nervosismo in campo, che creano più problemi che altro alla squadra. Sì, direi la cattiveria agonistica è quella più importante, giustamente, come ha detto lei. Quell'altra non ha importanza, quell'altra si elimina col tempo, con le vittorie. Mister, rilacciandomi a un discorso fatto in precedenza, io ritengo assolutamente da non giocare sul campo di Brindisi per tutte e due le squadre, ovviamente, e mi chiedo perché si continua a giocare, a mettere anche a repentaglio la salute dei giocatori, perché si può fare male una persona in quel campo lì, che tutti hanno giudicato un campo di patate, noi compresi. La mia domanda però è un'altra, però mi risponderai anche su questo. Tante squadre si allenano nel campo dove poi vanno a giocare, il Catania no. Hai mai pensato di poterti allenare al Cibri qualche volta per vedere un attimino le geometrie nei lanci lunghi? Perché quello che abbiamo notato ultimamente è proprio questa dismetria della misura dei passaggi, che chiaramente poi si nota a lungo andare. Questo non... per quanto riguarda la prima domanda, credo che a detta di tutti, insomma, quel campo è... Loro sono agevolati perché giocano più spesso loro di noi, però devo dire che non è un campo veramente, ma poi era un campo molto stretto, molto corto, era impossibile fare due passaggi. Io penso che avete visto la TV e sembravamo un campionato di eccellenza, non tra virgolette di C1. Per quanto riguarda la seconda domanda, è importante allenarsi, però qui abbiamo una struttura importante, uguale al campo grande, ma ai play-off si potrebbe anche fare questo, ecco. Sì, molto, sì.